Non ha bisogno di presentazioni e probabilmente non dovrebbe più sorprendere la sua infinita bellezza, ma riesce ogni volta a catturare ugualmente l'attenzione con scatti uno più belli dell'altro. Come successo nelle scorse ore, quando si è voluta riprendere in una veste assolutamente bollente, che ha mandato coi suoi fan. La modella argentina è di una sensualità unica nel suo genere ed è apprezzata non solo dagli uomini, ma anche dal sesso femminile. La giovane ha causato quasi dei malori veri e propri nei suoi ammiratori, i quali sono rimasti incollati davanti ai propri smartphone con la bocca spalancata. Inevitabilmente i suoi utenti l'hanno inondata di una marea di mi piace e di complimenti, che lei avrà sicuramente avuto piacere a leggere. La Rodriguez non smette quindi di stupire e tutti non vedono l'ora di ammirare ulteriori foto del genere nei prossimi giorni. Vediamo perché questa istantanea è stata osannata. Continua dopo la foto, nello scatto in questione si è immortalata mentre è intenta ad uscire in modo sexy dalla piscina. Il suo costume di colore bianco, bagnato dall'acqua, ha reso ancora più interessante l'atmosfera. Che si è infiammata letteralmente anche grazie ad un dettaglio di non poco conto. Si può infatti osservare il suo spettacolare décolleté, che sembra stia per uscire del tutto. I suoi occhi chiusi hanno fatto il resto, la foto è decisamente vietata ai deboli di cuore e ai minori. Continua dopo la foto, non ha voluto aggiungere nulla nella sua didascalia, tranne che sponsorizzare la sua linea di costumi. I like ottenuti dalla showgirl sono stati tantissimi. Infatti hanno superato le 155. unità. Questi messaggi più rappresentativi postati dai follower, un bel bagno ci sta sempre, sembra un quadro, sei uno spettacolo della natura, stupenda come sempre. Ed ancora, meravigliosa creatura. Sei una gnocca, sei proprio bella e sensuale, meravigliosa. Continua dopo la foto, nei giorni scorsi si è incontrata con Elodie Di Patrizi. Le due si sono finalmente incontrate dopo settimane di lontananza e hanno documentato su Instagram la reunion. Fra cambi look, sorrisi e complimenti. Entrambe infatti vivono a Milano, dove Elodie ha iniziato una convivenza con Marrakesh, mentre Belen si è trasferita in una nuova casa con Stefano e il figlio Santiago. Belen ed Elodie hanno ovviamente documentato il loro incontro su Instagram.